Ciao a tutti, buongiorno. Allora, domenica parto e vado a Barcellona. Dato che in questo periodo non sono caduti neanche aerei provenienti da Barcellona, io ho il cuore molto tranquillo e leggero e non penso che devo prendere l'aereo e passare sopra tutto il mare. Quindi salti, non salti il fiato. Comunque, di cosa siamo qui a parlare oggi? Stiamo a parlare dei trucchi che mi porto in viaggio, ovvero praticamente di quei trucchi che io ritengo essenziali, di cui non posso fare a meno, che non posso non mettere in valigia, insomma. Sì, quindi niente, cominciamo subito. Cominciamo dalla base. Io il fondo lo porto sempre dietro, non è detto sempre che me lo metta se non ho particolari imperfezioni. In realtà ora, anche se non sembra, sono piena di brufoli, sono tipo tempestata dai brufoli. Devo dire che ho fatto un gran lavoro, sono fiera di me. Io sto usando per la maggior parte del tempo questo qui della linea Fit Me di Maybelline, è il numero 115. È un fondotinta piuttosto coprente ma anche molto leggero e si adatta perfettamente al colore della vostra pelle e quindi lo amo e lo sto usando da tantissimo e quindi sì, l'irrinunciabile Fit Me. Nella mia makeup bag da viaggio ci sono diversi correttori perché io mi concentro molto sulla base e quindi anche sui correttori. Innanzitutto un correttore illuminante. Questo qui è un correttore illuminante rosato, meraviglioso, super coprente di Sephora. Di solito o uso questo o uso uno della Essence, sempre di quelli liquidi. Il correttore illuminante lo appunto metto nelle zone dopo il fondotinta che voglio illuminare, quindi in questa parte qui, sotto l'arcata sopraccigliare, sugli zigomi e nella parte delle occhiaie e sul mento. Sono abituata, non so per quale motivo, perché di solito uso le mani, a applicare questo correttore o l'altro correttore, comunque correttori illuminanti, con questo tipo di pennello qui. Questo è un pennello molto denso, un po' a punta, con cui io passo sul viso tamponando, picchiettando e distribuisco il fondotinta. Non so perché, sono abituata a farlo col pennello, potrei farlo con le dita, ma sì, quindi mi porterò anche questo pennello via. Un correttore per le occhiaie, quindi un correttore più aranciato, più giallo. Io uso questo qui di Deborah della linea 24 ore Perfect, è il numero 02 Light Rose, vabbè ora è quasi finito, comunque è sempre rosato ma ha un tono leggermente più aranciato e quindi riesce a coprirmi meglio anche perché è un po' più pastoso la zona delle occhiaie. Sono anni che per le imperfezioni uso questo correttore qui, mi trovo benissimo, infatti come vedete sono praticamente tutte molto nascoste. Mi trovo benissimo perché non è cremoso, non è lucido, è un correttore piuttosto polveroso direi, cioè è molto matte e anche molto molto coprente, quindi con una passatina copre tutto e non abbiamo più paura di niente. Ho perso il tappo, comunque è della Collistar, non c'è praticamente più niente scritto niente, è il numero 01, è un correttore molto 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 bianco, un po' a gesso, un po' a stucco, perché a volte c'è proprio bisogno di stuccarle questi brufoli schifosi e quindi sì, questo io lo uso sempre per le imperfezioni e applico quel correttore lì con un pennello come questo. È un pennello a lingua di gatto molto 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 piccolo, non molto morbido, piuttosto rigido, che mi permette di essere molto molto precisa. Questo non è un pennello da trucco, è un pennello da pittore, perché dovreste sapere che il mio babbo ha un negozio, si chiama Mastro Artista, è un negozio di belle arti e quindi a volte vado lì e scrocco pennelli. Questo pennello appunto mi permette di essere molto precisa sulle imperfezioni, picchiettare, coprire, sfumare e lo adoro, lo sto usando da anni e devo dire che è molto sciupato, cioè ne devo prendere un altro perché questo si sta sciupando tutto. Sempre la base, che come avrete capito per me è lo step più importante di tutte, è la cipria. Come cipria uso questa qui, la Stay Matte di Rimmel nella colorazione 003 Peach Glow, e la applico con una spugnetta di questo genere. Uso la cipria praticamente soltanto nella zona T e questa qui mi permette di opacizzare benissimo le zone che mi interessano. Questa cipria ha un colore, ha un sottotono rosato, è una cipria leggera ma anche molto uniformante, quindi è tipo il tocco, quando avete finito la base questa dà il tocco in più che rende la pelle praticamente perfetta. E la sto usando anche questa da tantissimo, quindi anche questa è imprescindibile. Nella vita di tutti i giorni sono abituata a farmi il contouring e uso 3 prodotti per il contouring. In viaggio mi porterò soltanto un prodotto che fa tutti i lavori, cioè tutti i lavori, non so, io mi trovo molto bene facendo in questo modo. Porto questo blush di H&M, scusate se sono un po' sporchi i trucchi ma li uso tutti i giorni, quindi insomma così. È il numero 17, Tony Rose, non so se è ancora in produzione perché questo è piuttosto vecchio. E in viaggio, quando non mi posso portare tanti trucchi, insomma in queste occasioni qui mi porto solo questo e un kabuki qualsiasi, ora ho questo sotto mano.
italiano, questo è piccino, quindi va bene per viaggiare. E essendo questo un tono piuttosto, diciamo, neutro, cioè nel senso non è molto rosa che sembra un maiale, non è molto marrone che sembra col fondotinta sbagliato, riesco a usare questo prodotto su tutto il viso, quindi praticamente, cioè su tutto il viso, io lo uso come blush, ma lo porto fin tutto in cima allo zigomo e lo uso anche sulla fronte, e in modo sì, boh, mi fa da bronzer, però non mi piace avere tutto il marrone del bronzer in faccia, quindi preferisco questo colore un po' più rosato. Mi si è spenta la batteria, quindi devo riprendere il filo. Intanto ho mangiato un pezzo di torta al limone e una banana. Ma vedete, un po' grassa? Un po' troppo grassa. Per quanto riguarda gli ombretti, porto solo due ombretti, uno scuro di un colore neutro e uno chiaro che mi funziona anche da illuminante. Partiamo da quello scuro. Con un ombretto come questo è un marrone matte di Kiko, piuttosto scuro ma neanche tanto, piuttosto scrivente ma neanche tanto, riuscite a fare 100.000 trucchi diversi, perché lo potete usare per sfumare l'eyeliner, lo potete usare sulla piega, lo potete usare per fare lo smokey, lo potete usare per farvi palline in faccia, lo potete usare per farvi mille cose. E sì, quindi io sono sempre abituata a portare un ombretto scuro, neutro, scuro come questo, e poi un ombretto chiaro che mi faccio anche da illuminante per il viso. Questo è perfetto, è un ombretto della Makeup Academy, è un bianco ma non troppo bianco, uno champagne diciamo, è shimmer ma non tanto shimmer. Ha la luminosità perfetta sia per gli occhi, quindi nell'angolo interno sotto l'arcata sopraccigliare, che anche per il viso. Yes! Fuoco! Fuoco! Per usare questo ombretto come illuminante porto un pennello del genere, o un pennello o di questa dimensione o di più grandi, in questo caso porto questo, che mi permette di non farlo troppo, di non darlo in modo troppo pesante, quindi piuttosto leggero sia sotto l'arcata sopraccigliare che sullo zigomo, che se sfumo bene è abbastanza morbido da non lasciarmi tratti, segni netti, e quindi riesco benissimo a usarlo anche come illuminante per il viso. Mi si è spenta di nuovo la macchina, intanto ho pure pranzato, ho mangiato il riso col tonno e una zucchina e mezzo. Era buono, va bene, vediamo di terminare questo video infinito. Allora, questi sono i pennelli che porterò per gli ombretti. Due pennelli da sfumatura, uno per l'ombretto chiaro e uno per l'ombretto scuro, per un fatto di comodità. E poi un pennello angolato da eyeliner. Questo qui è della Essence e questo qui lo uso per sfumare le cose in modo preciso. Quindi tipo l'ombretto scuro, che ne so, puccio, bagno il pennello e mi faccio la linea sotto. Oppure metto l'ombretto scuro sotto e lo voglio allungare a coda e allora lo sfumo con questo. Per quanto riguarda la parte nera degli occhi, quindi eyeliner, matita eccetera, di matita porto questo, vabbè, tutto consumato, comunque questo kajal lunga durata di Sephora, e questo qui è un kajal, sì, però è piuttosto duro come kajal, anche se scrive benissimo nell'occhio interno eccetera, però è veramente poco morbido come kajal, però vabbè, ce l'ho e mi torna piuttosto bene, e lo uso a volte anche insieme a questo pennellino, appunto, che vi ho detto che uso anche per l'ombretto, perché spesso mi coloro la parte finale dell'occhio con la matita quando voglio fare molto veloce, e poi mi sfumo, cioè allungo questa parte colorata e mi viene tipo la fine, la codina dell'occhio, insomma, colorata così. La porto soprattutto comunque dietro per sfumarla con l'ombretto, per l'interno dell'occhio, diciamo per la parte sotto dell'occhio, mentre come eyeliner di precisione, diciamo, quindi per fare le linee belle, quelle sopra, porto questo eyeliner liquido della Makeup Academy, con cui mi trovo molto bene perché è di facilissima applicazione. Io con gli eyeliner liquidi faccio schifo. Si impugna molto bene e ha una spugnetta pennellino piuttosto rigida, quindi è di facilissimo utilizzo e si può fare linee più spesse se si poggia così di fianco, ma si può lavorare anche di precisione con la punta. Mi ci trovo veramente veramente bene, è anche un nero bello intenso. Ora non mi si sta scaricando la batteria, ma mi sta finendo lo spazio nella scheda. Allora facciamo così, ora stoppo di nuovo perché sennò potrebbe essere la fine della mia videocamera e ritorno subito. Ultimo pezzettino di video, ce la posso fare. Allora, per le sopracciglia o uso l'ombretto che vi ho fatto vedere prima scuro, proprio di abitudine, o se no questa matita qui. Mi sto trovando molto bene con questa matita qui ultimamente. È la matita per le sopracciglia di Essence, quella più scura, perché c'è così anche più chiara, ma quella più chiara proprio sulle mie sopracciglia non va. E è piuttosto morbida, ma non troppo morbida, facilissima da usare, scrive subito, insomma in 3 secondi ti fai la linea delle sopracciglia. E poi ha questo pettinino in fondo, anche piuttosto rigido, per sfumare bene il segno. Importantissimo, essenziale, tipo essenziale quanto il correttore per me, è il gel per le sopracciglia.
Io uso questo super low cost di Essence che sta lì tutto il giorno, non lo schioda nessuno, è super invisibile, quindi mi ci trovo benissimo. Il gel per le sopracciglia per me è essenziale perché ho le sopracciglia piuttosto lunghe e quindi mi si spettinano molto. Questo le tiene in posa, c'è sempre la linea delle sopracciglia perfetta e veramente, veramente, questo è una delle cose più importanti secondo me del trucco. Per le labbra mi porto un burro di cacao, questo è l'idratante protettivo della linea Vivi Verdi con cui mi trovo benissimo, è praticamente in sapore, ha una buona consistenza, è veramente nutriente e è fantastico da usare anche prima per preparare le labbra al rossetto, mi ci trovo veramente bene. E poi due rossetti, uno scuro e uno rosso. Questa volta ho scelto due rossetti di MAC, questo più scuro è il Diva e quello più chiaro è il Ruby Woo. Sono due dei miei rossetti preferiti che stanno bene tipo con tutti gli outfit, sono abbinabili a tutto e li amo. Ultima cosa, il mascara. Non ho dubbi, porto assolutamente la Love Extreme di Essence che sbriciola un pochino sui miei occhi, ma non esiste mascara come questo. Col mascara la mia trousse è completa, con la mia borsina trucchi bella completa io posso spiccare il volo verso Barcellona. Barcellona, e stai equivocando. Mi vola come mariposa. Barcellona, è un calor che mi dà. Sto dicendo parole a caso. Basta, ciao e al prossimo video.